cosa, la bella, è veramente a mio avviso un guaio. Io come privato cittadino, oltre come tecnico, oltre anche come una persona anche impegnata in passato nel sociale, io ricordo che quando ero ragazzo ci tenevo la barca, c'erano soltanto pochissime persone. Per arrivare alla baietta, da dove adesso hanno fatto il corridoio di lancio, attraversavamo un campo che adesso è diventato la proprietà del professore Zanghi, con le more, con fichi d'India. Insomma, era veramente un'oasi naturalistica allora, al tempo, molto 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 naturale. Gli interventi degli ultimi decenni, secondo me, hanno peggiorato la situazione. Forse le cose andavano un po' meglio ai tempi del WWF, dove veramente il controllo era molto serrato, soprattutto per quello che riguarda la fauna e la flora. Adesso invece, con questa nuova organizzazione e con la mancata volontà politica delle amministrazioni passate, l'oasi dichiarata Parco Naturale Orientato ad Isola Bella è peggiorata. Io domenica mi sono trovato per caso, perché accompagnavo degli amici in visita all'isolotto. Intanto abbiamo dovuto lasciare la macchina al capo e farci più di 1,5 km di strada a piedi sotto il sole, perché adesso non si trova più neanche un briciolo di parcheggio. Ma una volta arrivati alla scala, siamo stati letteralmente assaliti intanto dai venditori ambulanti marocchini, senegalesi, insomma un po' di tutto, che ti proponevano la loro merce, sappiamo quella che è. Sceso sulla battigia mi sono accorto che sia dalla darsena, dalla baietta dove una volta i pescatori tenevano le barche, fino all'istimo, quindi grosso modo una superficie diciamo di spiaggia di circa 18.000 metri quadri, c'era un bagnante ogni metro. Considerando che ogni bagnante disteso occupa 2 metri, io ho calcolato 18.000 diviso a 2, 9.000, saranno 8.100, saranno 8.000, ma era quella la densità, una popolazione praticamente uguale a Taormina, tutta concentrata nel parco, nella riserva naturale orientata. Ma a questo punto che cosa la orientiamo a fare? Allora riapriamola, no? Come una volta, come spiaggia libera, come spiaggia dei pescatori, forse funzionava meglio e basta. Se è parco naturale bisogna contingentare, cioè significa mettere dei tornelli, quando si arriva a un massimo di 2.000 persone bloccare l'accesso, perché tutta questa gente, 8.000, 8.500, 9.000, quelli che sono, una volta che entrano in acqua, per un fattore naturale mi pare ovvio che, insomma, ci siamo capiti cosa fanno. E quindi, calcolando grosso modo 5.000 litri di organico, per non dirlo con il suo vero nome, urina, cosa fanno in questo ambiente naturalistico? Alterano gli equilibri. Noi abbiamo le posidonie, abbiamo dei pesci che vanno protetti, abbiamo le sarpe, abbiamo le stelle marine, abbiamo i ricci. È chiaro che l'ecosistema in questo modo andrà sicuramente a morire. Quindi il mio appello è sia all'amministrazione, sia al Kutgana, sia alla regione, sia all'anello Musumeci, di cui posso vantare anche un'amicizia molto, diciamo, stretta, è questo. Allora ritorniamo indietro. Blocchiamo la spiaggia, blocchiamola, applichiamo a tutti gli effetti le regole del parco naturale, della riserva naturale, che nella mappa è segnata in verde. La parte in rosso, dove io ho portato i miei amici dopo aver scavalcato una marea umana composta da glutei, cosce, gambe, piedi, insomma non c'era neanche dove fare un passo. Siamo arrivati all'istimo, ci siamo tolti le scarpe, siamo passati dall'altro lato, abbiamo pagato il biglietto 4 euro e lì abbiamo trovato la pace, perché l'isola a pagamento è veramente un'oasi. E la pace in senso assoluto, molto bella anche per i panorami che offre, per le prospettive sulla Grotta Azzurra, sui faraglioni, sul capo, e lì c'era veramente una tranquillità. Uscendo nuovamente la bolgia,